Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Come potete vedere alle mie spalle è cambiato qualcosa, sono cambiate un po' di cose perché, vabbè, la batteria che c'è montata l'avete già vista in due video in realtà, che trovate sul canale, ve li lascio qui sotto in descrizione. È la Mapex Mars Ma in acero, quindi Mapex Mars Maple. Ho già fatto recensione, ho già fatto tutto eccetera, quindi non sto a rompervi troppo le scatole, trovate tutto qui sotto in descrizione. Ma avrete visto che ci sono piatti diversi, più che altro perché probabilmente avrete visto questo piatto molto particolare, che è un piatto che non avevo mai provato e è una bomba, ve lo dico già, spoiler. Ma tutto questo per dirvi che Minor mi ha mandato in prova i Bisons Polyphonic, questi piatti che sono veramente strani ma super versatili, cioè dei piatti con un suono così particolare ma così versatili non li avevo mai provati. Sono forse diventati tra i miei piatti preferiti perché quando li ho visti ho dovuto provarli, quindi non è uno di quei video in cui vi dico provo i piatti lì per la prima volta. No, li ho già provati perché ero troppo curioso, ma sono talmente fighi, sono talmente rimasto scioccato da questa cosa, ma sono talmente fighi che oggi voglio spiegarveli uno a uno, voglio farveli sentire, voglio contestualizzarli all'interno della canzone, suonarvi una canzone, dirvi che qui sotto in descrizione trovate sia la base scaricabile sia lo spartito della canzone, quindi andate qui sotto, andate sul mio sito Gastube Drums e potete scaricare tutto tranquillamente e gratuitamente. E quindi ragazzi, cominciamo. Minor Bisons Polyphonic. Quindi partiamo subito con la spiegazione di questa canzone, proprio passo passo vi spiegherò tutta la canzone, vi spiegherò la scelta dei piatti, quale piatto usare, perché ho utilizzato quel piatto in quel modo, vi spiegherò, vi parlerò anche un po' di questi Bisons Polyphonic che sono veramente molto carini, poi pian pianino vi parlo di tutto. Se vi piace intanto questa cosa di fare un po' di tutorial e un po' di recensione insieme, così almeno vi spiego il pezzo e intanto vi parlo anche di piatti, in questo caso batterie eccetera, scrivetemelo qui sotto in descrizione perché potrei continuare questo format. Allora, partiamo dall'inizio della canzone. Inizio della canzone, suono dei piatti con dei timpani o dei tom comunque, quindi... qua non è così importante quali timpani o tom andiamo ad utilizzare, ma è importante che siano bassi, che ci sia sempre qualcosa di un po' più basso, e soprattutto che siano sempre due tom suonati insieme, quindi questo ci
ci può stare, ma non dà quel senso di potenza. Intanto qua, vabbè, avete visto, mi è scappato un pezzo, ma l'ho lasciato senza, va bene così. E, successivamente, strofa. Allora, partiamo dalla strofa in cui utilizzo questo piatto da 15, questo Charleston da 15 Bisons Polyphonic, che secondo me è perfetto per questo genere, super versatile in realtà, ma a me nell'hard rock piace tantissimo perché è pastosissimo, ragazzi. E quando lo apriamo è una bomba. Infatti io ho suonato la strofa aperto, col Charleston aperto, suonando pum pa, pum pum pa. Di cassa non è sto disegno chissà che, ma... però ha una mina veramente pazzesca. Ovviamente la strofa, volendo, si potrebbe anche suonare col Charleston chiuso. Ah, ecco perché il rullante era strano, perché non avevo messo la cordina. Mi sembrava un po' troppo sdeng sdeng. Così molto meglio. Sentite che chiuso mi piace meno, come all'interno della canzone, però il suono è sempre super presente, molto... è bellissimo sto piatto. Oppure al Fopen. Veramente fighissimo. Poi probabilmente Minol sa che mi piacciono i 15 e quindi mi ha mandato il 15, raga. Il 15 su 14 vince, lo dico. No, non sempre, però in alcuni casi il Charleston da 15 è veramente una bomba. Andando avanti, abbiamo poi quello che è il bridge, diciamo, il pre-ritornello, in cui mantengo la stessa tipologia di groove, quindi tu-un-pa, tu-tu-pa, ma sul crash. Sul primo crash, quello più piccolo, che in questo caso è un crash da 18. Ma solo metà della strofa, no, ma solo metà del pre-ritornello lo tengo su questo crash, perché l'altra metà lo vado a fare sul crash più grave, quello da 19 pollici. C'è un bel po' di differenza tra i due, anche se sono stessa marca, stesso modello, tutto, ma un pollice, ragazzi, sentite. Hanno una presenza e un attacco veramente assurdi. Sentite che cambia proprio il gusto, diciamo, del groove. È lo stesso identico groove, ma cambia, qui è più acuto, qui risulta più grave. Poi quando vado da questa parte, come avete visto nella canzone, sviso un po' di più, quindi vado a prendere un po' più gli accenti della canzone. Tan, can, can. Però la cosa è che proprio in questo caso ho voluto dare una metà di questo pre-ritornello più normale e metà più bassoso, quindi ancora più potente. Successivamente rifacciamo la stessa cosa, quindi strofa, pre-ritornello, quello di prima potremmo chiamarlo anche bridge volendo, quindi strofa, bridge, strofa, bridge, e poi andiamo sul ride per il ritornello. Ritornello che ovviamente vado a suonare sempre più forte, quindi il ride, come vi ho detto prima, è crescibilissimo questo ride, ve lo faccio sentire in tutti i modi, quindi normale. Sentite che il ping di questo ride non è così definito, anzi direi proprio non è tanto definito, ma la figata è che prima cosa è versatilissimo, io questo lo potrei anche utilizzare nel jazz. Soprattutto è molto dinamico, io posso passare da dinamiche pianissimo a dinamiche fortissimo. La campana
in realtà è molto bella e continua a essere comunque bassa di intonazione. Quando lo cresciamo è una bomba, infatti nel ritornello ho deciso di mezzo cresciarlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non lo suonavo proprio come un crash, ma lo suonavo con praticamente tutta la bacchetta qui. Utilizzandolo in questo modo, la figata è che continua ad avere l'attacco del ride, ma ho il suono del crash. È una cosa che ho sempre fatto, non so se si faccia in realtà, però... Sentite che alla fine suona come un crash, solo più forte, ma... L'attacco è diverso, uno è più e l'altro è più attacco e poi suono come un crash. Non so come spiegarlo questo suono, scrivetemelo in descrizione se è una cosa che si fa, che avete già visto, oppure se me la sono inventata io, non credo, però... potrebbe essere. Quindi questi sono i piatti normali, questa è la canzone fino al ritornello. Vi parlo un attimino di questi piatti, vi lascio un po' di cose con delle grafiche qui in giro, probabilmente qui, ma non lo so. E comunque appunto questi qua sono i Bisons Polyphonic, misure 15, 18, 19 e 22. Allora, questi sono dei piatti in Lega B20 che sono piatti sicuramente molto professionali, ma come vi dicevo anche nell'intro di questo video, mi piacciono tantissimo perché hanno le caratteristiche che piacciono a me se cerco un piatto, nel senso molto bassi, soprattutto il ride ma anche i crash sono veramente bassi di intonazione ma utilizzabili in direi quasi tutti i generi. Ovviamente se ho bisogno di piatti molto acuti eccetera, molto taglienti, non vanno bene. Se devo fare dance, questo Charleston non va bene, ma sono molto versatili perché possiamo utilizzarli dalla rock, come ad esempio qua, al jazz, come vi dicevo prima, come vi ho fatto sentire sul ride, al funk, al pop, veramente in tantissimi generi. Questi sono i quattro piatti normali, ma mi è arrivato anche questo che in realtà non avevo mai provato. Questo piatto strano qua che Smack Stack si chiama ed è sempre della Bisons di Meinl. È un piatto molto particolare, ma può essere utilizzato in vari modi, perché dopo il ritornello della canzone io sono andato a fare questo. Mi viene da stopparlo, ma non devo stopparlo. Qui sono andato ad utilizzare questo piatto come se fosse un rullante. Io avrei potuto fare... ma era troppo. Volevo un suono che ricordasse un po' un rullante, ma che non fosse un rullante. Quindi... è un piatto, ma rimane lì, perché sono in realtà tre piatti insieme fatti in questo modo particolare. Non l'avevo mai provati questi piatti. Devo dire che sono molto interessanti e soprattutto non credevo, ma molto utilizzabili, abbastanza versatili, ovviamente in alcuni contesti, non sempre, ma proprio per la doppia possibilità che abbiamo. La prima è di utilizzarla come rullante, come vi ho fatto vedere adesso e come ho utilizzato nella prima parte di questo special, e la seconda è quella di utilizzarlo come un piatto. Infatti dopo ho fatto questo. Cioè ho ottenuto un ostinato su questo Smack Stack e intanto sono andato a fare delle figure tu, cupà, tu, tuca, tritti, tuca, quel tritti è proprio gergo tecnico di quando si fanno i raddoppi sul Charleston.
Quello è proprio, sì, si dice così, vabbè. Però, prima cosa, se volete migliorare questo ostinato, mentre andate a suonare altro, improvvisate con cassa rullante e charleston in questo caso, vi lascio qui sotto in descrizione un video che potrebbe interessarvi. E però, appunto, come vedete, qui l'ho utilizzato come piatto. È un misto tra uno stack, un charleston, un rullante, può essere molte cose, quindi veramente molto interessante. Quindi, dopo aver fatto questo, poi andiamo avanti e suoniamo di nuovo charleston, groove, stesso groove su crash, stesso groove su campana del ride, che comunque è bella potente, quindi la utilizziamo anche come fine pezzo. Ha un volume enorme e poi finisce la canzone. Quindi devo dire che in questa canzone mi è piaciuta molto, perché ho potuto farvi vedere varie sfaccettature di come possono essere utilizzati i piatti, come si possono utilizzare magari i due crash, ma prima uno poi l'altro, lo stack insieme al charleston. Mi è piaciuto, vi ho fatto sentire anche un po' di suoni di ride, figo, fatemi sapere qui sotto in descrizione se vi piacciono queste cose e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questi piatti qua. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa tipologia di video, soprattutto in cui appunto vi suona una canzone che vi ricordo basi e spartito scaricabili qui sotto in descrizione, ma fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questa cosa, che vi suona una canzone, ve la spiego, intanto vi faccio vedere dei piatti che mi piacciono o qualcosa altro che mi piace, fatemi sapere qui sotto in descrizione questa cosa di fare tutorial più recensione se vi piace, se volete che porti avanti questo format, diciamo un po' nuovo che non avevo mai fatto. E detto questo ragazzi, i piatti sono una bomba, la batteria è una bomba, ve l'ho già detto nel video scorso, ma i piatti sono veramente fighi, mi piace il fatto che siano così tanto bassi, così tanto pastosi, questo ovviamente gusto anche molto personale, sono dei piatti pazzeschi, ma gusto personale, mi piace molto il fatto che tendano verso il basso, il fatto che mai non abbia deciso di mandarmi questi piatti così grandi, charleston da 15, crash da 19, questo piattino qua che tanto volevo provare perché ero curioso, mi piace, non pensavo, ma si può utilizzare in molti contesti, quindi ottimo, bella cosa, mi piace molto. E quindi che dire, grazie mille a Meinl per avermi mandato questi piatti in prova, trovate tutti i link qui sotto in descrizione di piatti, della batteria, dei video, delle trascrizioni, delle basi, tutto quanto lo trovate qui sotto in descrizione, quindi appena avete finito il video fate uno scroll e andate a vedere tutto quello che si può scaricare, tutto quello che si può vedere in più. Basta così, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sul mio sito gastrodrums.it se vi piace come spiego, se vi piacciono i miei contenuti, perché lì all'interno del sito ci sono tutti i corsi che ho fatto, che ho registrato per voi, e basta. Con questo noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!